Geremia, capitolo 13, verso 1. Così mi ha detto l'Eterno, va a comprarti una cintura di lino e mettila sui tuoi lombi, ma non immergerla nell'acqua. Così io comprai la cintura secondo la parola dell'Eterno e me la misi sui lombi. Poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta una seconda volta dicendo, prendi la cintura che hai comprato e che hai sui tuoi lombi, levati, va verso l'Eufrate e la nascondila nella fessura di una roccia. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate come l'Eterno mi aveva comandato. Dopo molti giorni avvenne che l'Eterno mi disse, levati, va verso l'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai verso l'Eufrate, scavai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ma ecco la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora la parola dell'Eterno mi fu, così dice l'Eterno, in questo modo io distruggerò l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che cammina nella caparbietà del suo cuore, e va dietro agli altri dei per servirli e per prostrarsi davanti a loro, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla, poiché come la cintura aderisce ai lombi dell'uomo, così io avevo fatto aderire a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, dice l'Eterno, perché fossero mio popolo per mia fama, lode e gloria, ma non mi hanno voluto ascoltare. Amen. Vogliamo pregare un attimo, Signore, ti vogliamo benedire e ringraziare per questa parola, Signore, che tu ci vuoi dare. O Signore, sei tu colui che dai, o Signore, la visione del contesto, Signore, e del particolare. Signore, noi solo così possiamo entrare, Signore, dentro la tua parola. Sei tu, Signore, che hai le chiavi e che apri, o Signore, queste porte, Signore, ci fai entrare e ci fai osservare, Signore, e osservare per vedere, vedere per toccare, Signore. O Signore Dio, aiutaci quindi a ricevere, Signore, la tua parola, Signore. Rimani con noi nel nome di Gesù. Amen. Amen. È Cristo che è brano abbastanza chiaro, no? Simbolico, no? Però è chiaro. Vediamo che il Signore ha sempre per via di simboli, di enigmi, no? Parlava di Israele, quindi chiamava il profeta, e questo profeta si va a comprare questa cintura e Dio gli ha dato un messaggio attraverso questo oggetto. Ecco il perché, diciamo, la parte simbolica nella nostra vita esiste, perché è una sorta di legame con il cielo. Quindi se noi abbiamo bisogno di simboli, abbiamo bisogno di legami. Il simbolo ti porta anche a ricordare, porta anche a, infatti come il discorso dei capelli, il discorso della Santa Cena, cioè sono ricordanze che servono, sono cose che legano a Dio, no? Riprende questa cintura e gli ha detto di indossarla, come praticamente era l'ultimo verso, dice come io avevo fatto aderire a me il popolo di Israele. Cosa significa? Significa aderire, vuol dire aderire, no? Stare vicino, attaccato, stretto, no? A lui. Questo era il desiderio di Dio. Non è che era un dovere di Dio, era il desiderio di Dio, l'amore di Dio che vuole tenere stretto a sé il suo popolo. Allora gli ha detto a lui, stringilo a te quella cintura, no? Non immergerla nell'acqua, lasciala così com'è. E così lui se l'è indossata. Arrivato a un certo punto il Signore gli disse di andare vicino all'Eufrate, quindi verso il fiume, vedete? Il fiume rappresenta Cristo, no? Dove vi è lo scorre, il fiume, non il mare, il fiume, no? Quindi cioè, l'Eufrate c'era questo scorrimento di quest'acqua, no? E ci vai là e presso una roccia, nelle incavature, no? La metteva sotto lì, era uno, era bagnato, e l'ha lasciata lì. Poi dopo se n'è andato. Notate come Geremia agiva secondo la parola del Signore. Dopo dice molti giorni, giusto? Dopo molti giorni. E dopo molti giorni avvenne che l'Eterno mi disse, levati, va verso, bello questo, verso l'Eufrate. E dice, vai dove hai seppellito quella cintura vicino presso le fenditure delle rocce e prendila.
quando lui ha visto che c'è andato e ha raccolto questa struttura, ha visto che la mafia dice non è più buona a nulla, non è più buona a nulla. Allora il Signore dice una cosa, in questo modo io distruggerò l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che cammina nella caparbietà del suo cuore e va dietro ad altri dei, cioè le sue idee, le sue immaginazioni, per servirli e per prostrarsi davanti a loro, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. Quindi vedete, ora il piano di Dio, no? È venuto un Geremia, no? Questo è Gesù, è venuto, no? E dopo Gesù lo Spirito Santo, che è sempre lui, no? Però in forma ovviamente spirituale. E che cosa fa questo Geremia, diciamo così? Viene per introdurre questa cintura, lo Spirito Santo introdurre questa cintura, diciamo, questa parte umana, diciamo, dove, come questa cintura, dobbiamo essere introdotti anche noi dentro queste fenditure di questa roccia, no? Che rappresenta appunto la croce, rappresenta le ferite del Signore, no? Che sono state inflitte a causa nostra. A causa nostra, cioè a causa del nostro peccato. E così noi siamo come questa cintura, dici noi paragonati alla cintura, ma di fatti il Signore ha detto, come la cintura aderisce ai fianchi di un uomo, dice io avevo fatto aderire a me il popolo di Israele, quindi sta parlando di persone. Quindi lo Spirito Santo che è venuto non ha dato, non si è soffermato a portare un messaggio suo, quello che Gesù diceva, no? Dice, egli non parlerà di se stesso o da se stesso, egli dice, prenderà del mio e ve lo annuncerà. Cosa fa dunque lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Dio che agisce oggi, cioè così come Cristo agisce oggi attraverso il suo Spirito, cosa fa? Ci porta a Gesù, ci porta alla sua personalità, alla sua persona. Là noi sperimentiamo, cioè non come simbologia più, quando uno parla della croce, quindi come la mente che si rivolge a un simbolo, ma nello spirito noi entrando in contatto con questo esempio, perché io predico su di questo esempio perché è importante l'aspetto vivo, l'aspetto personale di Cristo, perché lì c'è l'attività. Lì c'è la funzionalità, lì funzionano le cose, quando noi entriamo nella presenza di questo personaggio, con la giusta visione che lo Spirito ci trasmette. Egli ci dà la visione giusta per andare a Gesù in quella maniera, cioè con quella caratteristica. O quando pensiamo al sangue, o quando pensiamo alla croce, quando pensiamo alle sue ferite per le guarigioni, o quando pensiamo al contemplare il suo volto per essere trasformati e per la preghiera. Vedete, lo Spirito che dice che noi non sappiamo pregare come si conviene, cioè non sappiamo andare a Lui come sarebbe giusto andare affinché le cose funzionino. L'uomo non sa come rivolgersi a Dio in modo che ciò funzioni. Allora lo Spirito ci intercede con sospiri ineffabili, cioè lui tira fuori dal profondo, ecco, la vocazione giusta, dà la visione, no? Affinché noi possiamo accostarci a Cristo e fare così funzionare, diciamo, la visione che ci è stata data. Perché alla fine è lui che fa funzionare le cose. Lo Spirito, diciamo, sì, agisce e tutto, però lo Spirito ha dei limiti in un certo senso, no? Ovviamente qui non stiamo parlando che ha dei limiti come Spirito, perché ha delle limitazioni nel senso che Dio stesso è costituito così, cioè da uno Spirito e da una immagine. Quindi lo Spirito serve, può dare, lo Spirito dà, ok, l'uomo può prendere dalla presenza di Dio, quindi dal suo Spirito, generalmente quello che l'uomo fa è questo, cioè prende, si impadronisce perché c'è l'unzione,
Ok, e che cosa fa? Prende quello che avvisa, quello che sente, lo può prendere. Ma quello che non fa è quando lo spirito, diciamo, comincia a fare girare quei meccanismi di portarci a Gesù, di attirarci a Gesù. E allora è lì che si vede, capite, chi sta indietro, chi si, cioè rimane fermo dov'è, e si compiace solo di stare nello spirito così, nelle benedizioni, nelle beatitudini, anche nelle, chiamiamolo anche in visioni anche determinate, eccetera, però non vanno davanti a Gesù. Florida, si prendono le benedizioni, prendono le beatitudini, prendono per esempio l'espressione dei doni, sono abbondanti di queste cose, sembra che loro hanno tutta la benedizione, però guarda caso la loro persona non riflette la cosa principale, che è quello a cui Dio tiene di più, cioè portare l'immagine di Cristo. Perché portare l'immagine di Cristo significa che Dio ha trovato compiacimento in te. Infatti il Signore quando fu, sia quando Egli si battezzò e sia quando fu nel monte della trasfigurazione, vediamo che Dio disse: questo è il mio diletto figliuolo, dice, nel quale mi sono compiaciuto. Termine che significa anche identificato. Identificato. Ecco il perché di Gesù è detto che Egli è l'immagine di Dio. Io specifico, non l'immagine del figlio. Uno dice Gesù era il figlio di Dio, quindi lui è l'immagine del figlio di Dio, lui come immagine, diciamo così, come forma. Ma è detto che Egli è l'immagine di Dio, cioè di Elohim, è l'immagine del Padre. È questo che è importante di capire. Quindi lo spirito che, per così dire, aleggia nell'aria, no? Io avevo una volta, cioè, mi ha dato questa, definiamola così, questa spiegazione, questa visione spirituale su di questo, no? Cioè che lo spirito è l'orbita che gira intorno al pianeta, al sole, diciamolo come vogliamo, no? Quindi il sole è la sua persona, la sua immagine, lo spirito è l'orbita che gira intorno e che attiva, tira e porta verso, come un vortice, e si tira vicino a sé, ecco, le persone. Ecco, questo sarebbe lo scopo dello spirito. Quindi lo spirito di Dio fa questo e vuole portarci. Ora, come Geremia ha fatto questo, ha preso questa cintura e l'ha portata e l'ha andata a mettere là, in quelle che potremmo anche definire essere le ferite di Gesù, il suo calvario. E io ti metto là, presso il fiume, però, che sono, come dire, due cose, due situazioni, definiamole parallele, è come se uno volesse dire, no? Noi andiamo davanti a Dio e anche nella sofferenza, non so, anche nel condividere la croce di Cristo, condividerla significa rimettersi sotto una certa umiliazione e un condividere le sue sofferenze, perché Pietro dice nella misura in cui noi partecipiamo alle sue sofferenze anche riceveremo la gloria dovuta. Sulla base della misura, dice, di come partecipiamo alle sue sofferenze. Quindi, stando là alla presenza di Dio, c'è anche lo scorrere lieto del fiume. Non c'è soltanto la parte, per così dire, chiamiamola, la parte sacrificale, la parte dolorosa, ma c'è anche il fiume a fianco. No? Vi ricordate anche il passaggio del salmista? Dice l'uomo, beato l'uomo a cui viene imputato il peccato, non viene imputato il peccato, dice egli sarà come un albero piantato presso i rivi delle acque. Che cosa significa? Cioè significa che dalle acque si riceve appunto la benedizione, la consolazione, no? Come la cerva, anele, lividi delle acque, eccetera. Ecco così l'anima mia. Quindi praticamente queste due figure ci fanno comprendere che la croce non deve diventare quella sorta di autocastigo, automortificazione, più di quello
che rappresenta in sé, perché gli aspetti dolorosi nel pensiero di Dio sono affinché possano avere una funzionalità positiva nella nostra vita e non un risvolto negativo, perché purtroppo ci sono tanti fratelli che stanno sempre a piangersi addosso su di questo e a vedere sempre le cose sotto quell'aspetto sempre miserabondo, e noi così, e noi così. Cioè tu non gli puoi dire ad esempio che il Signore ci dà la vittoria, però sempre dobbiamo considerare le nostre debolezze, sempre, cioè a prendere questo tono, no, non è positivo. Cioè, non produce quello che la funzionalità di Dio, non la produce. Ecco perché è importante che a noi capire che la roccia è vicino al fiume, infatti va verso le ufa, perché non gli ha detto vai dove c'è la roccia, dove hai nascosto, va verso le ufa, vedi, lì troverai il luogo dove devi in un certo senso seppellire, battezzare quella cintura. Ma è lo stare là, fra queste fenditure, vedi? Che la cintura è marcita, molti giorni. Questo ci fa capire, no? Semplicemente com'è. Ci vuole molto tempo che la nostra carne, la nostra volontà, la nostra mente muoia e la cintura era marcita, non era più buona a niente. Quando è che noi possiamo arrivare a quello stato di poter vedere noi stessi così, di dire noi non siamo più buoni? Cioè quando riusciamo a rendercene conto, fino al punto che allora cominciamo a fare funzionare i meccanismi del cielo e quindi cominciare a fare scorrere questo fiume da noi. Cioè esso passa da noi. E perché? Perché noi non serviamo più a nulla, non opponiamo più resistenza a Dio. Ecco questo, non lo ostacoliamo. E questo è bello, dice, in questo modo io distruggerò l'orgoglio di Giuda, vedete? E il grande orgoglio di Gerusalemme. Giuda significa lode e Gerusalemme pace. Vedete, l'uomo che si diletta, no? Nella lode, l'uomo che si diletta in una pace conquistata, il discorso non è lode e pace così, cioè non sono i nomi che sono sbagliati, ma sono le maniere di come le si è conquistate. Per esempio io mi sento in pace, tanto per fare un esempio, perché mi sento, sono nel messaggio, allora sono in pace. Allora dice, quello non è un modo di avere posseduto la pace, non è che ti puoi ingannare così. Oppure lodiamo il Signore, come tanti fanno, e entrano in una lode, definiamola, come dire, perché confidano nella lode. Confidano nella lode. Ecco, questo non è una lode giusta. Perché? Perché la lode è anche un'espressione che viene da un meccanismo. È proprio dal possedere la pace nel giusto modo che deve venire la lode. È proprio dall'entrare o nello riscoprire la vera adorazione nello spirito, come avevamo anche parlato, no? Vi ricordate? La contemplazione è il corridoio che porta alle camere intime dell'adorazione, cioè dell'unione. Quindi nello riscoprire l'adorazione, nel gustare la bontà di Dio, l'amore di Dio, che poi la lode diventa l'espressione di quello che noi viviamo con Dio. Che lode vuol dire tante cose. E quindi vedi, dice, io distruggerò, vedete, poi parla di quello che succede, che c'è nell'uomo, questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, perché tutto viene da là, che cammina nella caparbietà del suo cuore. Vedete il concetto che cos'è il peccato? Il peccato è la superbia. Non è solo il discorso dell'incredulità. Vedete, la caparbietà del cuore è là. Se uno deve capire, noi dobbiamo capire che non dobbiamo più amare noi stessi. Dobbiamo arrivare a quella consapevolezza che noi non serviamo più a nulla. Nelle mani di Dio dobbiamo essere abbandonati proprio.
allora il Signore può agire, può manifestare la sua potenza. Dice come? Attraverso quell'essere inutile, e sì, proprio perché quell'essere non ostacola Dio, che Dio lo afferra e lo usa. Ed è questo, non cammina secondo la caparbietà del loro cuore. E poi va dietro ad altri dei per servirle, per prostrarsi davanti a loro. Questo discorso degli altri dei è importantissimo. Perché questi altri dei a cui fa ricerca, sappiamo che di più era il discorso appunto degli idoli, quelli chiamiamoli visibili, e che erano fatti dagli altre nazioni. Ma nell'ambito dello spirito, quindi nella nuova dispensazione, quello che riguarda noi, questi idoli sono le nostre idee, le nostre emozioni, le nostre sensazioni, le nostre opinioni, sono gli altri dei. Ecco perché dobbiamo arrivare al punto in cui noi non serviamo più a noi, dobbiamo marcire, devono marcire queste idolatrie. E noi, l'uomo va dietro per dire a queste cose, ma adesso è per non aprire magari argomenti, magari su questo e su quello, però molti che si innamorano del loro ministerio, che poi salgono sul pulpito o quando si trovano davanti a un'assemblea, a un ritrovo, insomma, quando sono anche i fratelli, cioè si permettono di esprimere delle cose che non sono bibliche, cioè che non sono in armonia con tutta la scrittura, ma siccome loro lo sentono, siccome loro pensano, hanno avuto un sogno, siccome loro hanno sentito quella volta che nel cuore così, allora lo devono dire, anche se poi non è in armonia con tutte le scritture. Vedete, questo vuol dire che noi andiamo ancora dietro ad altri dei. L'idolatria fondamentalmente è questa. Ecco perché il Signore vuole colpire il cuore dell'uomo, perché il cuore dell'uomo appunto desidera le cose dove lui si compiace. E allora, questi sono i suoi idoli, i nostri idoli, nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni. Teniamo care queste cose, e queste cose poi costano, perché davanti a Dio non vanno bene. Si prostrano, cioè gradiscono, ecco, l'uomo che gradisce se stesso nelle sue opinioni. Io ho questa opinione della scrittura. No, e poi non prendo cura magari di portarlo in una maniera che non porti sconfiglio, per esempio. Io posso anche avere un'opinione proprio per una questione del tipo arrivo fino qui. Cioè, ho questa, senza volere imporre, però cerco di portarla agli altri, di offrirla in un modo che per esempio gli altri non debbano pensare che io stia facendo una dottrina su di quello, per esempio. Cioè di portare, è anche un dovere mio, fa parte del mio ruolo, che io dico la cosa, se lo dico, se per esempio non sono proprio sicuro, devo portarla in una maniera che la cosa deve essere esattamente per come è. Se non è sicura, devo trasmettere che non è sicura. E anzi devo dare avviso, quindi fate avviso, tante volte l'ho letto anche mentre mi capitavo di leggere, non so, anche di altri autori, di fratelli che per esempio ho qualche libro, ho qualche opuso anche del profeta, così, dove magari diceva quello che sto dicendo adesso, dice, non ne sto facendo una dottrina, cioè noto, dice, lo sto dicendo così, è una mia opinione, e come anche il servo di Dio si deve prendere cura, è un suo dovere, prendere cura, cioè io devo dare a te, io devo dare a voi il senso di come dovete capire quello che vi sto dicendo, sono io che ve lo devo dare, non dovete inventarvelo voi. Ah, il profeta ha detto così, quindi è così. No, io ti ho detto che non sto facendo dottrina su di questo, è una mia opinione, e così la devi prendere. Quindi è soggetto a, non so, un cambiamento. Se era un'opinione, è soggetto anche a un cambiamento. Oppure Dio la confermerà. Ma lasciamo fare al Signore però. Cioè non siamo noi a farlo. E questo che incontra. Quindi l'aspetto dell'idolatria è davvero importantissimo nella scrittura vista in questa maniera. Perché è qua il punto più, chiamiamolo, che ci riguarda di più a noi. È lì che il Signore vede che noi siamo ancora idolati.
teniamo cari ancora i nostri pensieri. Allora è per questo che dobbiamo lasciarci portare verso l'Eufrate, dove c'è quella roccia. Ecco, dimorare alla presenza del Signore, stare davanti a Lui, farci portare davanti a Gesù Cristo. Amen. Stare lì molto tempo e vedrete che l'effetto della presenza di Dio sarà quello di farci marcire. Ogni idolatria, ogni superbia, tutto marcisce e non siamo più buoni a niente. E quando arriviamo a quella, chiamiamola statura, potremmo dire condizione, ma diciamo anche statura, allora il Signore opererà. Il Signore opererà. Ed è bello comunque anche considerare la parte finale, come dice, poiché come la cintura aderisce ai lombi dell'uomo, così io avevo fatto aderire a me. Notate l'importanza che questa cintura deve legarsi, legame. Di che cosa abbiamo parlato fino ad ora? Questo legame, l'amore di Dio. Il legame, vedete? Tutto parla di questo nella scrittura, è un argomento, forse l'argomento centrale, cioè attorno al quale si muovono tutte le altre cose. E difatti lo scrive il primo comandamento, ama il Signore, il Dio tuo. Quindi dice, come io, una cintura aderisce ai fianchi dell'uomo, così dice, io l'ho fatto aderire a me. Cioè io ho fatto questo, poi dice però è stato il mio popolo che ha rifiutato di ascoltare, vedi? Non è Dio che si ritira, non è Dio che non ha amato, ma è l'uomo che si ritira, l'uomo che si slega, vedete? Si svincola e preferisce aderire ad esempio alla scrittura, e che è un oggetto. Preferisce la scrittura, per esempio, aderire a legarsi, perché? Perché la scrittura tu la leggi, sei tu che la leggi. La scrittura sei tu che ti puoi prendere degli appunti, sei tu che ti puoi formulare delle idee. Ma quando sei legato a Lui, quindi se dovessimo entrare nel suo piano, ritornare quindi a stringere i suoi fianchi, vuol dire essere legati a Lui. Sottolineiamo Lui. Allora lì non sei più te che ti diverti a leggere e a fare le tue congetture, là devi imparare ad ascoltare Lui, devi contemplare Lui, vedere Lui, e devi anche lasciarlo agire, imparare a lasciarlo operare, a lasciarlo passare attraverso di te. Questi sono i sacrifici spirituali di cui parla Pietro, e di cui oggi la Chiesa ha completamente perso la visione di questo. Se voi vedete anche, c'è un passaggio nei Proverbi dove parla della donna virtuosa e dice che lei fa delle cinture dice per il mercante, qualcosa così, sono presi, vediamo. Dove c'è scritto la donna, nel verso 24 del capitolo 31 del Proverbio dice, confeziona vesti di lino e le vende e rifornisce i mercanti di cinture. Vedi? Rifornisce la donna che è la Chiesa. La Chiesa perché ha questa capacità di dare ai mercanti, cioè quelli che vogliono comprare, contrattare, sono le anime che si vogliono convertire, cioè vogliono acquistare. Allora vengono a comprare, da chi devono andare? Da chi ha solo chiacchiere e parole, fa il pappagallo del profeta? No, fratello. Sì, il mercante, cioè che desidera acquistare, vuole vedere le caratteristiche, l'immagine di Cristo attraverso di te, vuole vedere che tu sei una cintura che è legata stretta ai fianchi di questo personaggio. Allora dice, anch'io voglio essere così, voglio acquistare questo valore, e allora lei può dare queste virtù.
cioè parlare di questo amore che lega, ecco, che lega quella persona lì, quell'anima, a Dio, nella giusta e dovuta maniera. Noi vediamo che anche Adamo si fece delle cinture. Si fece delle cinture per coprirsi, per nascondere il suo peccato. Vedete? È come dire l'uomo che vuole essere rinchiuso in se stesso. Ma invece Dio è venuto e gli ha detto: dove sei? È venuto a scoprirti. Non è venuto a lasciarti rinchiuso dentro per te. Noi dobbiamo imparare a slegarci di noi stessi e imparare a legarci a Lui. E così, in modo che quando capiamo che cosa significa, quando diciamo anche legarti alla sua parola, va bene? Non è sbagliato, non sono termini sbagliati. E diventa sbagliato quando noi dividiamo il senso, la sua parola, da Lui stesso. Noi non dobbiamo dire che è Lui stesso solo a livello, a livello significativo, no. Noi dobbiamo dire che la parola di Dio, la sua parola è Gesù Cristo, cioè la sua persona, è da lì che viene la parola. Amen. Quindi la persona è superiore alla parola, perché la parola viene dalla persona, non viceversa. Quindi questo è importante. Guardate, scritto: e Dio disse, pronunciò. Quindi chi è più importante? Non è colui che ha la parola, dice, la parola è giusto. Però purtroppo il pensiero, quello che domina, no? Attraverso queste, chiamiamole spiegazioni tutte un po' parziali, no? Delle cose di Dio, è che quando si dice la parola si fa riferimento semplicemente alla parte, chiamiamola, letterale, scritturale, ok? In questo senso qua. Oppure perché è venuta attraverso il messaggio. Questo c'è nella visione, nella mente delle persone, cioè, regna questo spirito. Quindi quando noi abbiamo a che fare con la parola di Dio, noi dobbiamo sapere che la parola di Dio non è un libro, non sono dei consigli, dei dettami, delle regole, anche se, diciamo così, vengono dalla parola, fanno parte della parola di Dio. Ma la parola di Dio, secondo il concetto biblico, secondo come Dio ce lo fa conoscere, la parola di Dio è una persona. E la parola è stata fatta carne. Quindi noi dobbiamo stare attenti a queste cose. Allora noi abbiamo, cioè quando parliamo, vedete, della parola, cioè abbiamo lo spirito rivolto verso di Lui. Ed è questo che veramente ci cambia e ci fa diversi. È questo che cambia anche l'atmosfera. Perché quando noi mettiamo Lui al primo posto, Lui anche agisce contro le forze che resistono, contro le forze del nemico. Ecco che lì, quando ci sono cose che non vanno, saltano fuori prima o poi. Perché? Perché al posto di parlare sempre di concetti, noi parliamo di Lui. Parlando di Lui, allora Lui comincia ad agire, intervenire. Questa è un po' la differenza fra questi due tipi di messaggi, che possono sembrare uguali, ma sono molto, ma molto diversi. Perché generano due condizioni completamente differenti. Io, diciamo, vedo, ecco, questo nella mia vita, questo un po' nella condizione della Chiesa, anche in questo tempo, e penso che anche il Signore ci vuole dire che abbiamo bisogno più che di, non so, che di sapere tante cose, abbiamo veramente bisogno di farci portare, come Geremia portò, farci portare veramente in quella roccia. Perché anche l'altro posto dove è scritto io vi ho nascosto, nella fessura della roccia? Sì, diciamo che ci sono diversi passaggi, per esempio anche quando il Signore ha detto, quando Mosè ha detto, per esempio, ha detto fammi vedere la tua gloria. E il Signore è passato, dice, che con la sua mano, non so, dice che lo nascose nelle fessure una fessura della roccia, per esempio, no? Ed egli passò e lo lasciò indenne, diciamo, la profezia profetico di Cristo, che noi siamo
salvati attraverso le ferite del Signore, cioè che Lui ha pagato per noi. La roccia è Lui. È Lui la roccia. Oppure c'è anche in Isaia qualche cosa. Io l'ho nascosto nella fessura della roccia. Io, questa parola mi... Se sempre potrei trovare questo, come dice così. Qui c'è un passaggio. Dice, i tuoi morti rivivranno assieme al mio cadavere, risorgeranno, svegliati e risultato voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è come la rugiada di una luce sfavillante e la terra darà la luce ai morti. Va, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Poi anche c'è scritto, anche in Isaia 2 c'è scritto, entra nella roccia, dice entra nella roccia, nasconditi nella polvere, davanti al terrore dell'Eterno e davanti allo splendore della sua maestà. Amen. Sì, ci sarà, bisogna solo trovare, ma ce ne sono tanti sul discorso delle fessure, anche quando dice la colomba, che sei come dice una colomba che è fatto la colomba fra i dirupi delle rocce, fra le incavature delle rocce, presso i dirupi, cioè quindi significa in posti pericolosi, perché sono posti elevati, in questo senso qua. E questo ci deve far capire l'importanza di questo significato. Cioè, non puoi stare lì e giocare, perché se giochi cadi e ti fai male, e lì è alta la situazione. Non è una cosa così, insomma. Quindi vuol dire veramente avere proprio l'animo rivolto a Dio completamente. Cioè, fare sul serio con il Signore, trattare con Lui secondo i Suoi desideri. È questo che il Signore ci chiama. Amen. Dio ci benedica. Apparentemente sembra una cosa, diciamo, una cosa, inizialmente quando abbiamo iniziato a leggerlo, no, sembra una cosa un po', cioè, triste, no, questa cintura, alla fine che fa? Che va lì ed è tutta marcita, non mi serve più a nulla, però alla fine, no, cioè, sì, deve essere così affinché... Deve essere così perché Dio vuole distruggere l'orgoglio di Giuda. Adesso questo lavoro... Vuole distruggere, ad esempio, una falsa pace, l'orgoglio, che genera una falsa pace e una falsa lode. Quindi il Signore vuole distruggere... Cioè, è l'unico modo di distruggere. Non è, per esempio, che so io... agire da noi stessi sulla base delle regole, fai questo, fai quello, non fare questo, questo non farlo, ma è di ricercare proprio la presenza del Signore, lasciare agire, cioè stare sotto la disciplina di Dio. Sì. E poi c'è una parte, allora la prima parte è quando il Signore ci legava a Lui, no? Come una cintura. E tuttavia questa parte deve essere poi distrutta dal Signore, per come abbiamo visto, no? Perché poi c'è la seconda parte, perché in un salmo dice l'anima mia si lega a te per seguirti. Però quindi che significa? Che quindi praticamente cosa significa? La prima parte è quando il Signore ci lega a Lui, però noi non vogliamo essere legati a Lui. Allora Lui ci deve distruggere questa volontà con noi. Però la parte positiva è quella quando l'uomo capisce che senza il Signore non può fare nulla. Allora, cioè che il Signore è addirittura la volontà del Signore, cioè il fatto di essere legati a Lui è la cosa più preziosa che ci possa essere. Quando poi noi diciamo come salmista, l'anima mia si lega a te. Cioè la prima parte del Signore, poi noi sappiamo che non ci riusciamo, perché la nostra volontà deve essere redenta. Quando e poi noi stessi volontariamente diciamo l'anima mia si lega a te per seguire. Si lega a te, sì. Difatti dà proprio il senso di un ritorno. Sì, questa è la parte positiva, diciamo. L'opera di Dio ha fatto effetto, e allora la persona ritorna, si rende conto veramente che il primo comandamento è amare Lui, e quindi entrare dentro questa
Quando noi volontariamente abbiamo, cioè ci leghiamo a lui, non quando... Cioè corrispondiamo a, a questo desiderio che lui ha per prima, noi quando rispondiamo... Quando siamo guariti, quando siamo, quando ci riteniamo... Man mano che diciamo anche parte per parte... Ritorniamo a lui... Buoni a nulla. Buoni a nulla. Legarci a te. Quando noi... abbiamo la consapevolezza che siamo buoni a nulla, no? Quando ci crediamo, quando noi abbiamo la consapevolezza che siamo buoni a nulla, allora per forza di cose, cioè, l'anima mia si lega a te. Ecco, oppure quando anche detto del tipo, dice in me, dice poi non abita alcun bene. Però dirlo così è un conto. Vederlo nella nostra vita, poterlo anche indicare, è un'altra cosa. Tutti dicono, lo diciamo perché il Maestro è scritto, ma la tua esperienza, cioè Dio ti ha fatto veramente, ti ha scoperto, cioè quante per esempio cinture fatte di foglie di fico noi teniamo ancora per coprire nella nostra, magari nel nostro cuore, diciamo, disubbidiente, o nella nostra, quante cose ancora nascondiamo, però cioè, se noi però dimoriamo, ecco, presso quel fiume, fra queste diciamo fra i crepacci di queste rocce, il Signore ci scopre. Questo è il suo metodo. Lui ci scopre e ci fa vedere le cose che non vanno. Allora, due sono le cose. O rimaniamo e lasciamo che questa influenza spirituale agisca, no? Tutto sotto il suo controllo, oppure ci distacchiamo. Ecco qua, ci sciogliamo. E poi faremo l'esperienza che facciamo, cioè, fino a quando magari comprenderemo che dobbiamo ritornare a Lui. Ecco perché il Signore poi invita il suo popolo a ritornare, ritornate a me, ritornate. Perché è stare con Lui, è stare là, che è la parte funzionale, la parte fertile. E non stare, diciamo, semplicemente intorno a dei comandamenti, degli eventi, delle benedizioni che, o quello che Dio ha fatto. Questo non produce. Quello che produce è stare veramente davanti al Signore e allinearsi con, diciamo così, con i meccanismi dello Spirito, cioè per essere proprio dentro, incanalati in questo procedimento. Cioè, che è questo che poi genera questo legame. Come si può pensare di essere entrare in questo legame, no? Come a me piace tantissimo il verso del Salmo 2 che dice che i nemici dicono rompiamo i loro legami, vedi? Questo è, qua, è quando quindi vediamo che il nemico combatte contro questi legami, cioè fa di tutto per slegarti, diciamo, vedi, perché è la cosa principale. Dice, fra padre e figlio, rompiamo i loro legami. E quindi è chiaro. Niente, quindi noi dobbiamo dimorare in questo, perché noi entriamo, facciamo funzionare, facciamo, nel senso, per dire, no? Facciamo funzionare questo, tutte le cose di Dio attraverso questo amore, questo rilegarsi a Lui. Allora le cose poi funzionano. Cioè perché se c'è un legame, come fanno a non funzionare? Come fanno a non funzionare? Cominciando a rimettere tutto nelle sue mani. Perché se cominciamo ad avere fretta, per esempio, voglio vedere questo, voglio vedere quello, voglio vedere questo. Cioè non è che Dio, perché le cose funzionano, cioè fa quello che noi diciamo. È ovvio che Dio ci vuole così disciplinati che al momento quando vengono, c'è il suo passaggio, è il fiume che passa. Quando c'è il suo passaggio, quindi le sue visitazioni, cosa succede? Che il Signore, cioè, basta che ti sfiora, che ti può prendere, afferrare e può aprire la tua bocca, quando sarai tu a esprimere o a fare qualcosa, tu ti distinguerai rispetto agli altri. Ci sarà una distinzione. Tu, guardando la cintura, no? Se tu la attacchi, la porti tu dalla bocca, non è la cintura che ti dà. Sì. Sì, sì. Legati a lui, andare dove lui va. Sì, sì. Questo